conosciuto Dino Ciani attraverso la mia insegnante, che era la nostra insegnante, Marta Del Vecchio. Io ho cominciato a studiare con Marta Del Vecchio quando stavo preparando l'esame di ottavo anno. In quel momento, naturalmente, Dino stava già, diciamo, un buon punto della sua carriera di giovane pianista conosciuto a livello internazionale, per cui era già un mito fra noi allievi. Grazie alla mia maestra siamo poi diventati amici, anche se c'era una differenza di età di 10 anni tra noi. Dino era uno straordinario talento. Io credo che, al di là di tutto, probabilmente con qualunque insegnante di grande livello lui sarebbe comunque diventato qualcuno. Marta era un insegnante molto particolare, lasciava molta libertà alla fantasia di ciascuno di noi, quando naturalmente la fantasia c'era. Dopodiché si cominciava a studiare in profondità tutti i vari elementi di una composizione, lo stile, il tipo di suono e così via. Però nel caso di Dino ci troviamo di fronte a un talento talmente straordinario che credo che travalichi anche la stessa insegnante. Dietro la spinta della stessa Marta Del Vecchio ha continuato a studiare con Cortot a Parigi, e Cortot stesso ne parla come di un giovane dotato di un grandissimo talento. Io credo che Dino abbia avuto dalla sua il fatto che dopo la vittoria al concorso di Budapest e dopo lo studio a Parigi con Cortot sia partito veramente in una maniera clamorosa. Purtroppo poi il destino ha valutato in maniera diversa questa vicenda. Dino aveva un repertorio vastissimo. Negli ultimi anni, anche se conosceva benissimo l'attualità della musica contemporanea del suo tempo, mi chiese in qualche modo di venirgli incontro per studiare la possibilità di fare anche delle cose insieme proprio sulla musica contemporanea. Lui continuava a dire che la sua mentalità, il suo gusto lo portava fino a Bartok e non oltre. In realtà non era vero. Certo, il suo Bartok è strepitoso. Tutto quello che ha lasciato inciso, a cominciare anche da quella famosa registrazione Rai a Milano del secondo concerto con un giovanissimo Riccardo Muti, sono entrate nella storia. È rimasta storica la sua serie delle 32 sonate di Beethoven eseguite a Torino per l'Unione Musicale, ed è stato il primo pianista italiano che abbia suonato l'intero corpus delle sonate beethoveniane. Oltre a questo, e oltre a una sua, direi, particolare gusto per le opere di Chopin e per le opere di Debussy, era anche molto colpito da alcuni autori che secondo lui, giustamente, non erano abbastanza valorizzati. E sto pensando a Carl Maria von Weber, di cui lui incise in maniera straordinaria le 4 sonate, all'opera Omnia Pianistica di Rossini, che lui eseguì, credo, come opera Omnia per primo, probabilmente l'unico altro italiano a eseguirlo in quel periodo era Aldo Ciccolini. E oltre a questi, per esempio, è uno dei pochissimi a essersi occupato dell'opera pianistica di Hummel. Al di là di questo, poi, naturalmente, tutto quello che lui ci ha lasciato sull'opera dei grandi autori di repertorio è straordinario. Ritengo l'incisione che Dino ha lasciato dei preludi di Debussy una delle più belle, e comunque la più bella in assoluto di un pianista italiano. Le giovani generazioni purtroppo possono ascoltare soltanto nelle registrazioni, e come ben sappiamo, anche se le registrazioni possono essere al massimo della fedeltà, non daranno mai quel calore che c'è e che esiste in un'interpretazione dal vivo. Purtroppo appunto le giovani generazioni si sono persi un grande interprete, come ce lo siamo persi tutti. Tutti ci chiediamo, soprattutto noi che l'abbiamo conosciuto da vicino, che cosa sarebbe stato oggi con la grande maturità, oggi
Dino avrebbe 76 anni, quindi sarebbe in un'età veramente da saggio, al di là del bene e del male, probabilmente vedrebbe le cose, avrebbe visto le cose in maniera diversa, non lo possiamo sapere. La sua peculiarità come pianista è molto particolare. Non mi sento di definire che lui suonasse con una cosiddetta scuola italiana. Lui mescolava insieme tante cose, tantissime della scuola francese, avendo studiato anche a Concordia. Come tutti i grandi, aveva saputo creare una sintesi di tutto questo. Aveva un suono molto particolare, di una grande bellezza e di una grande rotondità. Cosa che oggi è abbastanza rara da ascoltare. Io spero che anche le giovani generazioni, perlomeno attraverso quello che è rimasto in registrazione, possano imparare molto. Resta a noi tutti quanti il rimpianto di non averlo potuto ascoltare nella grande maturità.